Concluse le lezioni, nella nostra regione non accennano a placarsi le polemiche, questa volta ad alimentare il dibattito. Non è il risultato dei partiti o la lettura politica, ma il presunto perverso meccanismo dell'assegnazione dei seggi. Il centro-sinistra di Legnini, che ha portato a casa un 31,2%, si vede infatti assegnare meno seggi del Movimento 5 Stelle, che con il 20,20% si aggiudica 7 seggi contro i 5 delle liste di centro-sinistra. Va chiarito che la Corte Costituzionale ha già dichiarato la costituzionalità piena del Tattarellum, che è la legge nazionale da cui poi derivano tutte le leggi elettorali, da cui deriva pure la nostra, salvo piccoli. Quindi il punto chiave del Tattarellum, cioè chi prende più voti di tutti, fa il governatore e contestualmente prende la maggioranza assoluta in consiglio, quel principio è perfettamente valido. Per quanto riguarda il discorso della cosiddetta disproporzionalità che si è verificata in questo caso, il Tattarellum, appunto costituzionale per la Corte, assegna i seggi sulla base del metodo cosiddetto d'Hondt, una legge dei grandi numeri. Semplificando, significa che va a prendere non coalizione per coalizione, ma lista per lista. In questa ottica i 5 Stelle non sono la terza forza, ma sono la seconda forza dopo la Lega. Esatto. E prima di tutti gli altri, quindi prendendo lista per lista e applicando il metodo d'Hondt viene in automatico quel tipo di risultato. In queste condizioni la Corte Costituzionale con una probabilità molto alta non accoglierebbe il ricorso. Diciamo che l'accoglimento del ricorso sarebbe esso stesso sproporzionato. Perché? Perché farebbe cadere non la ripartizione dei seggi in consiglio fra 5 Stelle e coalizione centrosinistra, ma farebbe cadere tutta l'elezione, quindi creando un vulnus alla democrazia costituzionale.